Ma che meraviglia! Ma qui un applauso lo possiamo fare? Noi volevamo ancora vedervi. Mamma mia, grazie. Maestro, buongiorno. Prego, accomodatevi. Lo sai che hanno un figlio, sono sposati, si sono innamorati col tango? Lui sa tutto. Intanto allora ringrazio il maestro Simone Marini per averci fatto ascoltare la voce, appunto con il suo bandoneon. Che strumento incredibile. È vero, è vero. Quando è nato questo strumento, maestro? Metà 800. Metà dell'Ottocento. E ringraziamo i due campioni europei di tango, Stefano Arioli e sua moglie Chiara Luisi. Grazie. Che bello, ma tango è improvvisazione, è un po' come il jazz, perché prima avete fatto delle prove un po' tecniche per vedere gli spazi, mi ha detto l'autore con grande entusiasmo, dice adesso potresti farglielo rifare mille volte e lo farebbero in modo diverso, non ci sono dei veri propri passi, come dire, stabiliti, no? Sì, esatto, la cosa più bella del tango per quel che ci riguarda è proprio quello, che si va a instaurare un dialogo che è proprio come nella vita normale, comune, quando parliamo con una persona, non seguiamo uno schema ben preciso, ma andiamo a costruire il dialogo di momento in momento proprio sulla base di quello che ci sta suggerendo la musica, di quello che sta suggerendo l'emozione dell'istante. Ma poi il tango è diventato un dialogo d'amore tra voi due. Anche, sì, molto, sì, sì. Ah, subito, lui vuole andare subito al solito. No, ci dovevamo arrivare nel racconto, Gigi. Cioè, sì. Uno ci sono i preliminari, c'è cioè l'incontro, poi uno va a cena, si fa l'aperitivo, le cose, invece Gigi, subito, no. Che avete fatto, subito vi siete incontrati. Cioè, il tango è stato... Il sì, tango è stato... L'occasione, sì. Iotta. Il ballo è stato il momento che vi ha avvicinato, sì, no? Ci siamo conosciuti una sera a ballare, dalla prima volta che abbiamo ballato insieme, siamo arrivati qui, continuiamo a ballare. Ma come avete fatto a scalare i vertici delle classifiche europee? Cioè, è una cosa... Incredibile, siete di una bravura straordinaria, quindi vedervi ballare uno subito lo capisce, ma insomma è comunque... Ci vuole tanto lavoro, sacrificio, spostamenti, girare, fare tutto quello che si deve fare, un po' di fortuna e poi soprattutto trovare una persona, una ballerina come io, Chiara, che è fantastica. Che cos'è la caratteristica, diciamo, che rende unica Chiara? La sensualità, la bellezza, l'intelligenza che anche nel comporre i movimenti, nel dialogo. Sì. Intelligenza che sì. Anche nel ballo è fondamentale. Sì, sì. Sì, io penso di sì, perché poi ci dobbiamo ricordare appunto che il tango, è vero, può sembrare che a volte sia un ballo in cui l'uomo ha un ruolo preponderante, in realtà non è così, proprio come in qualunque dialogo si va a esprimere il proprio essere in due. Certo. Quindi bisogna avere l'intelligenza dal punto di vista femminile, secondo me, di sapere quando prendersi i propri spazi, quando lasciar condurre, quando... E così è anche nella vita di tutti i giorni, chi è che conduce il dialogo tra no, i due? No, entrambi, è un rispetto reciproco. Ma quindi, Stefano, di solito uno pensa che il tango deve essere sempre un po' portato dall'uomo, no? Ma in realtà sì, all'inizio è così, cioè guida l'uomo, ma non è così, è un dialogo tra ballerino e ballerina. Certo, noi diamo il movimento, ma la ballerina poi prende il movimento, lo rende più armonioso, crea anche lei. Quindi no, è un dialogo, veramente. Senti, un dialogo. Ma gli hai fatto una proposta di matrimonio, una dichiarazione d'amore, abbiamo un video. Che cosa sì. È successo? Chiara, ce lo vuoi raccontare tu? Sì, allora era il 2018, erano i preliminari italiani del Mondiale di Buenos Aires. Sì. Noi non abbiamo vinto quell'anno, ma 4 anni dopo abbiamo vinto sia l'italiano che l'europeo. E a un certo punto, per aggiungere emozione a quella che già c'era all'interno della gara, lui ha deciso bene di chiedermi proprio in quel momento la mano. È stato estremamente coinvolgente come momento, uno dei più importanti della mia vita, perché tra l'altro inserirlo proprio in quel contesto ha dato un segno molto forte, nel senso certo. Che per noi ormai il tango è come mangiare, come sì, dormire. Ed un è elemento... nato? Sì. Chi è nato? Federico. Il nostro bimbo di due anni e mezzo che è a casa con i nonni. Salutiamo. Federico. Sì, ciao Federico. Ma tra l'altro lei mi aveva chiesto stupiscimi. Ci è riuscito. Ci ho provato. È bravo. Maestro, torniamo alle origini del tango. Sì. Come nasce? Il tango nasce dall'Unione dei Popoli che sul finire dell'Ottocento raggiunsero il Rio della Plata, Argentina e Uruguay in cerca di fortuna. E all'inizio veniva suonato con strumenti di facile trasporto, loro viaggiavano con le navi, sì. Quindi il flauto, la chitarra, il violino. Poi è arrivato lui. È arrivato lui che è diventato l'emblema del tango musica,
quindi ha favorito lo sviluppo quindi del... Le prime milonghe? Le prime milonghe, i primi sì, no? I primi momenti di ballo, e chiaramente lui fa da padrone nel A lui è una specie di fisarmonica o no? Come fa? Allora, fa parte della famiglia degli aerofoni, però è completamente diverso rispetto alla fisarmonica. Maestro, ci vuole far sentire quando incontra Astor Piazzolla che cosa succede? Sì, come no, cioè, volentieri. Prego, Stefano, Chiara. Sembra facile, eh? Oddio, mi sono rimasta in sospensione, non respiravo più. Mi avete portato in un vortice di sensualità, malinconia, ma emozioni fortissime, che bravi. Grazie. Sembra facile, ma non è facile. Adesso uscire da questa emozione non è facile, ma vorrei parlare di un passo base, del primo passo del tango. Come facciamo a vedere come si può approcciare allora al tango? Gigi Marzullo, facciamo prego, io vi una guardo, brevissima premessa. Io vi guardo. Prima di questo che passo vuoi, base... Che vuoi fare? Dammi questi libri. Dai un po' questi libri. Scusa. Dai, allora, che succede? È fondamentale, prima imparare a gestire il cambio peso e capire come funziona l'abbraccio. Dopodiché... Quindi, cambio peso? Sì, cambio peso, cioè portare il peso su una gamba e o sull'altra. Poi il ballerino fa un passo indietro col destro. Peso sulla destra. Metto io okay. Così, guarda, come lui. Così. Ok, poi, il ballerino va indietro con passo destro, apertura, passo avanti, passo guarda, avanti. Loro sono più bravi. Apertura, eh? E chiudo. Più bravi. E la donna avanti, lato, dietro. Vabbè, ci potremo dietro, riuscire. Apro, ce la faremo, prima o poi ce la stiamo faremo. Stiamo facendo il valzer noi. Prima ce la faremo. Ma Gigi, guarda, guarda come fanno, eh. Bravi, grazie. Bravi voi, bravi. Mio nonno ballava il tango, lui mi ha avvicinato al tango, era molto appassionato, aveva dei dischi meravigliosi, i famosi tango. 33 giri. Come si fa? Ci sono bambini che si avvicinano al tango? O è più difficile? Fuori dall'Italia, nei paesi sudamericani, sì, succede. Qualche bambino c'è. È molto difficile, secondo me, personalmente, che riescano a entrare nel mood, nell'atmosfera del tango, nel sentimento del tango, perché al di là degli elementi tecnici, dei passi che sono assolutamente, secondo me, in grado di imparare anche dei bambini, secondo me, per poter ballare e vivere il tango bisogna avere un po' un vissuto. Un vissuto, un'esperienza sì, di vita, comunque un approccio alla vita. Sì. Grazie Stefano, grazie Chiara, grazie, a voi. Grazie maestro per essere stati grazie con noi, ci avete regalato grazie un momento altissimo di ballo. In ogni di fascia tango d'età si può ballare il tango? Sì, sì, assolutamente. Non c'è un limite. No, noi scuola abbiamo ragazzi giovani, anche persone di 80 anni che si avvicinano al poi tango. Poi fa molto bene. Molto bene, alla testa. Alla testa, no? Sì.
A voi ha fatto benissimo. Salutate il vostro bimbo.